Grazie mille per essere qui stasera, grazie mille per la calorosa accoglienza e anche partecipazione. Oggi segna l'istituzione dell'intergruppo parlamentare, grazie, sul digitale. Questo è un passo importante verso il futuro digitale del nostro paese. E mi fa molto piacere oggi essere qua con voi per iniziare un percorso condiviso per promuovere l'innovazione e lo sviluppo. Da cosa nasce la decisione di creare un gruppo sul digitale? Nasce dalla consapevolezza del ruolo centrale che la tecnologia digitale gioca nello sviluppo contemporaneo. Noi oggi viviamo in un'epoca dove le sfide sono molteplici e il cambiamento è assolutamente costante. La digitalizzazione si pone come fattore chiave per guidare una trasformazione positiva di tutta la nostra società, delle imprese, della vita delle persone e ovviamente delle istituzioni. Motivo per il quale oggi, almeno io, sono qua con voi. Attraverso il gruppo interparlamentare abbiamo ovviamente obiettivi molto ambiziosi. Innanzitutto facilitare l'adozione di tecnologie avanzate per promuovere l'innovazione, soprattutto con lo scopo di migliorare la vita delle persone. Dall'altra parte vorremmo far diventare una realtà l'automazione delle attività strettamente manuali. E devo dire, io venendo anche da un settore dove la tecnologia è stata inserita e implementata in modo molto complicato, in quanto la metalmeccanica, l'automotive, prevede l'inserimento dell'innovazione, del digitale, compatibilmente al lavoro delle risorse umane che rendono appunto l'azienda quella che è, perché noi vendiamo un processo. Devo dire che l'obiettivo di efficienza, di trasparenza e di migliorare la gestione dei dati è importante per contribuire al progresso del nostro paese. E noi daremo in tutte le maniere il supporto necessario per fare questo, motivo per il quale l'intergruppo lavora e lavorerà in modo trasversale, senza una bandiera politica, ma cercando di raggiungere tramite un confronto, una costruzione di un progetto, obiettivi condivisi al miglioramento continuo e all'inserimento di facilitazioni nella vita quotidiana, sia delle persone che delle imprese. Ovviamente, per realizzare questa visione è essenziale creare un ambiente che incoraggi la ricerca e lo sviluppo, supportando l'apprendimento di competenze digitali avanzate e semplificando ovviamente le procedure burocratiche, oltre a colmare le lacune sia tecniche che normative che oggi purtroppo abbiamo. Come membro del Parlamento ho l'onore e l'onere ovviamente di partecipare attivamente a dibattiti chiave che influenzano il futuro del nostro paese. E
E quindi è mio dovere oggi promuovere una collaborazione costruttiva per il bene comune, lavorando insieme alle istituzioni, associazioni e ovviamente ai cittadini. Oggi il mio scopo è quello di invitarvi a una partecipazione attiva a questo progetto, raccontandovi come, insieme ai tecnici e agli esperti, abbiamo pensato di strutturarlo e raccontandovi dove e a chi sarà rivolto. Ripeto, io mi sento come in questo momento come un facilitatore, mi sento ovviamente di dover aiutare e promuovere il nostro progresso. Quindi io vi chiedo di unirvi a voi, a me, in questa missione e lavorare insieme per cercare concretamente, step by step, settore per settore, problema per problema, di realizzare concretamente un'innovazione che in questo caso richiama il digitale, ma è proprio nel nostro modo di lavorare, di pensare, di supportare il nostro paese e le attività dei nostri cittadini e la loro vita quotidiana. Volevo innanzitutto ringraziare i miei collaboratori, i nostri esperti che faranno parte stabilmente della struttura, dell'organizzazione. Ne ho uno alla destra, uno alla sinistra, per par condicio, perché mi piace. Ho già iniziato bene. Il dottor Taricone, che prenderà la parola, che ci spiegherà come abbiamo pensato di organizzare e di strutturare il nostro intergruppo. E il dottor Stellato, esperto degli aspetti fiscali del nostro paese, delle attività del nostro paese. Vi ringrazio ancora per la partecipazione, ringrazio ancora per aver capito qual è la nostra intenzione, che cosa vogliamo fare oggi e aver confermato il vostro supporto con la vostra presenza. Grazie. Buonasera a tutti. No, troppo vicino perché è bruttissima la voce. Intanto ringrazio l'onorevole Gruppioni per averci ospitato e a voi presenti per essere venuti. Molto semplicemente sarò breve e conciso. Oggi siamo qui per un motivo che va oltre quelle che sono le ideologie politiche, come diceva lei, onorevole. Stiamo parlando del futuro del nostro paese, stiamo parlando del presente del nostro paese. E abbiamo l'opportunità con questo intergruppo di allineare l'Italia con gli altri paesi. Siamo sempre stati precursori della tecnologia, ma a quanto pare oggi siamo rimasti un po' indietro. Abbiamo inventato noi i microchip, abbiamo inventato i computer, eppure secondo le statistiche pare che il 22% delle case e delle famiglie italiane non hanno un computer. È un po' paradossale, un po' assurdo. In più abbiamo molte sfide, questo è vero. Sfide che possono essere considerate delle barriere, ma non delle vere e proprie barriere insormontabili. C'è bisogno di tecnici, c'è bisogno di esperti. Oggi mi diceva prima l'onorevole che voleva integrare della tecnologia e dell'intelligenza artificiale in alcuni dei suoi processi, ma pare che non ci siano tecnici all'altezza. Il governo pare si stia muovendo in tal senso in modo molto, molto spedito. Scusate, il presidente di federazione. Pare che si stia muovendo in modo molto rapido, soprattutto da un punto di vista di normatizzazione. Ci sono alcuni passaggi che non mi spiego, come per esempio l'integrazione di intelligenza artificiale, poi ne parlerà meglio il dottor Stellato, in tutta la parte fiscale. Cioè l'idea era quella di utilizzare l'intelligenza artificiale per recuperare tutto un evaso, tutto un sommerso, ma è stata utilizzata per scarsi 22 miliardi quando il processo burocratico italiano costa 225 miliardi l'anno.
che a mio avviso è una cifra astronomica. Soldi che sarebbero potuti essere utilizzati per portare l'Italia avanti forse di 20-30 anni. Parliamo in 5 anni dei soldi del PNRR. Probabilmente non li avremmo recuperati tutti e 220, ma sono sicuro che una buona integrazione tecnologica e digitale possa ottimizzare ampiamente questa cifra. L'obiettivo dell'intergruppo è quello di semplificare un po' queste regole. L'obiettivo è quello di supportare il processo legislativo attraverso idee, opportunità, attraverso proposte che arrivano da associazioni, da enti, da aziende e da fare anche un po' da tramite, no? E soprattutto l'intergruppo parlamentare si è prefissato anche una roadmap da oggi al 2040. Perché il 2040? Perché se non c'è un allineamento entro quel termine significa che rimarremo indietro per sempre. Oggi ho visto sulle agenzie che pare che possa essere utilizzata l'intelligenza artificiale per tutta la parte dei comuni, tutta la parte della pubblica amministrazione e da recentemente in tutto il processo legislativo. A mio avviso è una cosa molto importante, però io credo che nessuno, se non pochissimi legislatori, sappiano di che cosa stiano parlando. C'è bisogno intanto di una formazione, c'è bisogno soprattutto anche di capire di che cosa stiamo parlando. Quella che immaginiamo con l'intergruppo parlamentare è un'Italia un po' più efficace, un'Italia performante, o quantomeno al passo, come ho detto prima, con altri paesi. L'intelligenza artificiale non esiste solo da 2-3 anni, in realtà sono 15 anni che esiste, semplicemente una società chiamata OpenAI ne ha lasciata una gratis e l'ha resa accessibile un po' a tutti e da lì sono nate poi tante molte altre aziende. Ma basti vedere aziende come BlackRock e Vanguard utilizzano per le loro analisi strategiche ed economiche un software di intelligenza artificiale da oltre 15 anni. Quindi c'è proprio un dato. Grazie Maurizio, hai posto l'attenzione sul problema principale, cioè noi dobbiamo evidentemente prendere coscienza di dove siamo. Cioè, noi parliamo di intelligenza artificiale, realtà virtuale, ma l'Italia oggi dove si colloca nell'innovazione della digitalizzazione? Dove siamo noi? Come siamo posizionati? Ecco, magari vale la pena, dipartimento per dipartimento, ripercorrere con supporto di specialisti, di esperti, dei cittadini, delle società, a seconda del tipo di dipartimento, dove noi oggi siamo e che cosa ci manca. Secondo me ci manca molto. Secondo me, oltre l'intelligenza artificiale, di cui oggi tutti parliamo moltissimo, ma che pochi conoscono effettivamente l'applicazione, l'utilizzo nella nostra realtà, dobbiamo fare un passo indietro e capire a volte che, ad esempio, spesso e volentieri non abbiamo neanche la connessione, per dire. Ecco, quindi, visto che siamo fortunati ad avere un territorio eterogeneo, bellissimo, dove noi viviamo, oltre ad avere una complessità culturale invidiata da tutto il mondo, noi da lì dobbiamo partire e lavorare per creare un percorso. Quando ha detto 2040, ha detto, dico, ma speriamo, chissà come, speriamo ancora di essere operativissimi. Ecco, però tu hai ragione, perché sembra lontano, ma in realtà non è facile riorganizzare e integrare nel nostro paese la tecnologia con anche il nostro modus vivendi, oltre che il nostro modus operandi. Un po' in tutto, la transizione oggi digitale, vogliamo così definire, come parliamo della transizione energetica, magari parliamo di centrale nucleare, non possiamo mettere i pannelli sul tetto di casa per magari anche ovvi motivi. Dobbiamo ragionare e lavorare sulla nostra realtà per cercare di migliorarla compatibilmente alle esigenze che oggi indubbiamente noi abbiamo, ma per essere competitivi a livello aziendale, per vivere meglio, per avere l'accesso alle informazioni e delle facilitazioni nella vita comune. Quindi è molto importante
onestamente lavorare e partire da oggi, da dove noi siamo, per creare un percorso. Quindi Maurizio, io ti ringrazio tantissimo per il lavoro che stai facendo, che hai già iniziato a fare sui nostri obiettivi, sul Gantt degli obiettivi che poi costruiremo insieme, perché da soli non si fa niente, io ragiono in questa maniera, quindi il motivo per il quale ho deciso di fare un intergruppo, potevo sicuramente magari ragionare su un tema singolo, perché già abbiamo cominciato a lavorare per le scuole, sulla digitalizzazione per le scuole, l'inserimento della formazione, un tema fondamentale che non passa soltanto attraverso l'utilizzo della tecnologia, ma anche la comprensione della tecnologia stessa, perché purtroppo, o per fortuna, siamo inseriti in un contesto che va spiegato. Abbiamo portato recentemente questo progetto per la scuola sulla digitalizzazione, o meglio su educazione digitale, dove cerchiamo di sensibilizzare i nostri ragazzi, oltre a insegnare l'utilizzo virtuoso delle tecnologie, anche di questo, anche di che cosa voglia dire scrivere una parola su un social piuttosto che su un quaderno. Ecco, farli capire, insegnargli anche il valore di questo strumento e l'impatto che può avere sugli altri, perché purtroppo leggiamo i giornali, ascoltiamo alla radio e vediamo in TV scene raccapriccianti e affrontiamo problemi quotidiani che facciamo fatica a gestire dopo. Dobbiamo ovviamente lavorare alle origini del problema. Quindi la formazione, che è una parola che io amo moltissimo, perché deve essere presente, perché, e deve essere continua, perché la realtà cambia e le esigenze cambiano, noi cambiamo e anche adesso sto imparando, vi sto guardando e sto capendo se forse ho imboccato la via giusta, la strada giusta. Da essere qua è un buon segnale, quindi bene o male, ecco, mi aiuterete, ci aiuterete. Quindi, grazie. Ora interviene con la nota dolente, parlo anche di sostegno alla digitalizzazione, io però lo faccio a dire a lui, ovviamente bisogna allineare tutto, anche gli incentivi, e qua noi dobbiamo metterci una mano sul cuore e cercare di lavorare per portare delle proposte che sostengano, oltre che le aziende, anche le famiglie. Sì. Benissimo, grazie. Grazie al Presidente Gruppioni per l'incarico conferito, col dottor Taricone saremo i coordinatori di questo gruppo interparlamentare con il quale abbiamo raccolto, diciamo, delle parole chiave da rappresentare, perché saremo tutti interlocutori. Il Parlamento ha individuato la necessità di costituire questo gruppo e ha trovato nel Presidente Gruppioni la persona adatta per portare l'innovazione vera. Di tecnologia si parla da tempo, se oggi siamo in diretta sul sito web della Camera è perché la tecnologia ha dato una grandissima evoluzione. Il problema è che sappiamo anche che ci sono delle generazioni che si passano, voglio dire, di decennio in decennio, e ahimè forse tutti quanti nella sala e forse chi ci sta ascoltando vengono qualificati come boomer. Io ho provato a scrivere e a vedere che cosa veniva fuori dall'intelligenza artificiale il discorso, dicendo: sono nominato coordinatore del gruppo interparlamentare, devo esporre questo problema alla Camera. È un discorso incomprensibile, è un'unione di tanti paragrafi sciolti perché cattura dalle varie macro, ma non c'è una cosa che solo il sentimento, solo il capitale umano può dare ad un discorso, e l'omogeneità. Dal gruppo interparlamentare, noi siamo dei portavoce fondamentalmente del Presidente e del gruppo, vengono fuori le parole chiave, che il digitale sia strumento, che il digitale debba migliorare la vita, ma ci vuole l'educazione digitale, perché il digitale ha favorito qualche imprenditore in sala e ha dematerializzato completamente la sua attività, perché gli ha consentito di lavorare in smart working, quindi ha portato innovazione nell'ambito del lavoro con i nuovi contratti,
però il digitale ha influito tanto anche nei processi informatici. Il problema è che poi ci sono degli scostamenti che sono netti, perché il DL Semplificazioni parlava di migliorare il processo digitale dei comuni, prima l'ha detto il Presidente Gruppioni e l'ho segnato in una nota, in alcuni comuni non c'è internet. Quindi come possiamo sviluppare il digitale se in alcuni comuni o in alcune agenzie non ci sia internet o non ci sono i mezzi, perché i computer sono vetusti? Allora faccio degli esempi, le note critiche, cioè questa commissione deve migliorare l'adattamento al mondo digitale di ognuno di noi, perché il digitale è presente nelle nostre famiglie, nell'educazione dei figli, nella sicurezza, nell'industria. È giusto che il digitale accompagni, sostituisca quello che può essere un lavoro manuale anche pesante, pericoloso, ma non diventi sostituzione delle nostre attività. Perché oggi il governo vuole combattere la guerra all'evasione con l'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Il software attuale che fa lo screening dei morosi dei contribuenti italiani verifica all'istante due, diciamo, stringhe e non verifica se un contribuente il giorno prima ha alienato i suoi beni e quindi ha depauperato il suo patrimonio e quindi sta frodando lo Stato. Perché? Perché purtroppo i tecnici non sono boomer, sono la nuova generazione, ma non hanno la competenza tecnica. E quello che manca è creare dei tavoli che creino osmosi tra la competenza tecnica e il principio digitale. Perché l'informatico, il grande informatico che crea le macro, che crea l'intelligenza artificiale, che non ha le nozioni, perché se le va a prendere dalle banche dati, fine a prova contraria, viviamo in un paese dove ogni giorno esce una sentenza, ogni giorno c'è una cassazione, ogni giorno c'è una novità, ogni giorno c'è un regolamento non ermeneutico alle leggi. La necessità del gruppo è sollevare delle difficoltà. Va bene sviluppare il digitale nell'ambito, ad esempio, sanitario, perché ad occhio nudo non possiamo vedere un batterio. Quindi non è che sostituiamo gli uomini che possono pulire le nostre strutture ospedaliere. Al massimo introduciamo il digitale affinché l'uomo che non ha pulito bene o che ha pulito, diciamo, mediamente bene possa migliorare grazie alla strumentazione, perché individua a raggi infrarossi, a raggi UV, se ci sono batteri. Quella è una cosa che non può fare sicuramente la mano dell'uomo. Quindi il sostegno digitale ha migliorato le imprese, ha consentito di lavorare a distanza con l'innesto della videochiamata, ha migliorato la vita di tutti. Il problema è che poi siamo andati fuori, diciamo, fuori pista, tant'è vero che oggi si parla di digital detox, perché abbiamo problemi sociali, quindi il digitale entra nel mondo della psicologia. Noi abbiamo chiesto a tutti i componenti della commissione interparlamentare di chiamare e di sentire i loro tecnici, e quindi per ogni componente parlamentare significa che ognuno di loro si può confrontare con il consulente del lavoro, con il professore, con l'imprenditore, con la mamma di famiglia, con la professoressa universitaria, con la propria moglie, perché il digitale è ormai in ogni cosa della nostra vita, cioè qualsiasi cosa è digitale, ma il digitale deve affiancare. Quindi questo è l'obiettivo di questa commissione interparlamentare. Ovviamente abbiamo delle competenze specifiche, ovviamente da coordinatore e da esperto nella materia fiscale mi occuperò dell'adattamento digitale a questo nuovo mondo che purtroppo stanno lanciando questi accertamenti folli, un po' anche pazzi, perché la macchina fa il controllo, ma se non gli diamo i giusti dati da controllare, notizia del Sole 24 Ore, che è una fonte autorevole del settore dell'economia, chissà perché gli accertamenti bancari nascono solo per le partite IVA e non per ad esempio un semplice dipendente di qualsiasi azienda, diciamo la classica busta paga. Questo significa che c'è una programmazione numerica di questo software che forse non è calibrata, addirittura potrebbe essere anticostituzionale. Tant'è vero, l'obiettivo, uno degli obiettivi del gruppo è tutelare la privacy nel mondo digitale, tutelare i diritti, la dignità, perché ormai è tutto un mondo digitale. Noi forse non ci parliamo nemmeno più da vicino, voglio dire, utilizziamo un social per conoscerci. Quindi questi sono gli elementi e sono i punti forti che il Presidente Gruppioni porterà sicuramente all'attenzione del Parlamento, ma tutti quanti noi saremo la linfa di questo gruppo. Speriamo di far rivivere il principio della creatività, i valori umani applicati al nostro mondo digitale.
grazie mille Ezio per l'intervento. Io visto che in realtà oggi ho presentato il progetto a grandi linee, ma vorrei raccontarvi anche, entrare nel merito anche dei dipartimenti, Maurizio, io spenderei anche due parole, perché in realtà nulla ancora è stato davvero definito. Cioè oggi vi ho invitato a partecipare perché prima di organizzare una struttura solitamente vorrei che le persone condividessero anche l'obiettivo e anche il modus operandi di come appunto noi abbiamo intenzione di procedere. E mi piacerebbe che dopo questa riunione, questo incontro, avere da voi un feedback e già un vostro contributo per lo step successivo. Noi abbiamo preparato una bozza di progetto che poi verrà inviata appena finita la conferenza stampa, dove sono chiariti anche alcuni aspetti organizzativi e dove vengono delineati anche i dipartimenti. Voglio sottolineare il fatto che tutto questo è work in progress, esattamente come la realtà che noi viviamo. E vorrei soltanto che Maurizio spendesse due parole sul lavoro eccellente che tra l'altro è stato fatto di studio e di organizzazione di questo progetto. Grazie Maurizio. Posso dire solo una cosa prima? Permetti? Certo, beh, scherzo, certo. Ho tralasciato un aspetto, però guardando gli ospiti in sala mi è venuto in mente un esempio. C'è qualche professionista che qualche anno fa ha seguito la permuta di una compravendita pagata in criptovaluta. Noi fino ad un anno fa non avevamo nemmeno un testo che normasse il concetto di criptovaluta in Italia. E se l'Italia è un paese arretrato, come diceva prima Maurizio, è ora il momento di aggiornarsi, perché è il mondo che va avanti con la criptovaluta. E il vero fine ultimo della Commissione, ma in generale voglio dire degli atti che devono diventare concludenti, è far diventare il digitale un vero successo. Perché oggi noi abbiamo speed, pack, ingressi, uscite, identità, face, qua, là. La blockchain è il nostro vero arrivo, dove con un'unica identità entriamo al pronto soccorso, sanno per negli ultimi 20 anni dove abbiamo fatto le analisi. Non è possibile che andiamo a fare le analisi, le avete portate le analisi, oggi con la tecnologia, quando con un unico accesso io posso sapere tutto quello che è la mia movimentazione bancaria, tutto il mio mondo sanitario, tutti i miei acquisti, faciliterebbe anche il concetto fiscale. E quindi questo è il vero sacrificio, dobbiamo accettare che il mondo è cambiato e dobbiamo accettare che esistono delle innovazioni nel mondo e ci dobbiamo mettere al passo. Voglio dire, non possiamo restare il paese del turismo, della pizza e del sole, perché negli ultimi anni abbiamo perso l'imprenditoria vera, abbiamo fatto scappare le industrie, le dobbiamo far tornare, ma per tornare alle industrie devono tornare con la coscienza che il digitale esiste in Italia, veramente, concretamente, non solo quello degli smartphone e dei social. Scusatemi, però ci tenevo a fare questo esempio. Grazie per lo sfogo, io sono parzialmente d'accordo, ma non è questa l'occasione per parlare della pizza, ecco. Forse comunque per quanto riguarda la blockchain, no, tu eri, no, a parte gli scherzi, è vero. La stampa internazionale ci etichetta sempre un po' come il paese, voglio dire, del cibo e del turismo. Ma io sono onorata e fiera di essere anche il paese del cibo e del turismo, perché vuol dire che facciamo da mangiare bene e che abbiamo qualcosa da far vedere. Ma tu hai ragione e credo che il nostro problema sia davvero delineare e difendere il nostro patrimonio. Come fai a difendere il tuo patrimonio culturale? Tu hai ragione. Noi con la blockchain, con una mappatura di quello che noi siamo, tu tuteli il nostro patrimonio. Quando parliamo di 4.0, di industria 4.0, è bellissimo. Io l'ho utilizzata, è veramente una grandissima opportunità che ci è stata data. Però non abbiamo ragionato, non abbiamo messo il focus su un problema serio, che oggi si potrebbero copiare da remoto.
di solitamente nelle aziende, in tutte le aziende del mondo, comprese le nostre aziende, i competitors non entrano per paura che vengano sottratte tecnologie oppure opportunità, opportunità commerciali. Oggi noi, inserendo la tecnologia, non tutelandola, con la cybersicurezza, che voglio dire lavora molto bene in alcuni settori del nostro paese ed è completamente assente in altri. Ecco, non abbiamo tutelato quello che noi siamo. Anche gli ingredienti della pizza non sono tutelati. Non sono tutelati perché tutti potrebbero effettivamente copiarli. Magari la chiamano mozzarella con una Z, mettono tre Z e quindi potrebbe essere italiana. Ecco, cercare di mappare, che è una parola, esattamente, che è una parola forse, oppure di tracciare, di identificare, di farci riconoscere per quello che noi siamo ufficialmente in modo capillare, sicuramente con la digitalizzazione potrebbe avvenire in tutto quello, in tutti i settori di cui noi siamo assolutamente protagonisti, perché noi siamo protagonisti. È anche bello mantenere un po' la nostra la nostra immagine, perché è quello che rende il nostro paese un paese speciale, come anche molti altri. E chiaramente bisogna cercare di trasferire e tutelare il nostro patrimonio, che è un patrimonio immenso, dovunque noi ci apprestiamo a guardare. Io sono contenta, sono fiera di essere italiana, e penso che l'Italia sia il paese più bello del mondo, ecco. E questo lo vorrei difendere quello che noi siamo, anche se io sono una gran fan dell'internazionalizzazione e poco della globalizzazione. Quindi, in linea a questo, io sostengo ovviamente qualsiasi proposta. Grazie Ezio per il contributo che hai dato, e so che c'è molto altro da parlare e da costruire insieme, e quindi concordo con la tua analisi di pancia completamente, e volevo farti anche un applauso. A tutti i fatti di pancia. Prego Maurizio. Grazie. Allora, parlando dell'intergruppo, sicuramente c'è da dire che l'intergruppo è diviso per dipartimenti che rispecchiano un po' quelle che sono le commissioni permanenti del Parlamento. L'idea è di assegnare dei parlamentari ad ogni dipartimento in modo da contestualizzare un po' anche quelle che possono essere le loro competenze. Soprattutto è importante anche assegnare, come dicevamo, dei tecnici e degli esperti ad ogni parlamentare, in modo da dargli tutte quelle che possono essere le risorse a disposizione, perché come dicevamo prima non ci sono abbastanza tecnici, ma in questo caso li diamo noi tecnici, li mettiamo a disposizione. Per quanto riguarda invece gli obiettivi dell'intergruppo, c'è sicuramente una necessità di attivarsi da un punto di vista di allineamento. Come diceva prima il dottor Stellato, si parla di intelligenza artificiale, ma ci sono molti comuni che non hanno ancora internet, è assurdo. Questo perché, ed è arrivo anche al secondo punto e obiettivo dell'intergruppo, perché non è mai stata fatta una definizione di quelli che sono gli ostacoli. Adesso che cosa succede? Qualche giorno fa proprio con l'onorevole Gruppioni è intervenuta su una vicenda che, parlando di internet e rimanendo in tema, posso dirlo? C'è stata una vicenda da parte di Telecom che pare che stia ostacolando l'ingresso di Starlink, una nota società americana, in Italia. Adesso loro parlano di sicurezza, io credo che sia paura di entrare in competizione con un colosso come Starlink, però Starlink arriva dove non arriva la fibra, arriva dove non arrivano i cavi, e ad un costo nettamente inferiore, soprattutto calcolando il fatto che una cosa è comprare un modem da 500 euro, una cosa è fare gli scavi per portare la fibra. Per non parlare poi
delle performance che ha un router. Adesso non voglio prendere le parti di Starlink, però dico, bisogna definire gli ostacoli, non solo nella connessione internet, ma in tutte le vicende nazionali. Dall'altro lato, l'intergruppo avrà da un lato le sue proposte interne, cioè come ho detto prima c'è una roadmap che rispetteremo, una roadmap che portiamo avanti con degli obiettivi già fissati per ogni dipartimento. Dall'altro lato ci sono le proposte esterne. Le proposte esterne sono tutte quelle che raccogliamo un po' da associazioni, aziende, enti, da esperti, da professori e da altre persone. È importante creare un canale di comunicazione aperto in modo da non lasciare nulla indietro. Dall'altro lato c'è tutto un processo di ottimizzazione, come diceva il dottor Stellato prima, c'è lo speed, c'è quello, c'è quell'altro, c'è bisogno di andare un po' a ottimizzare quelle che sono risorse già esistenti. Sullo speed pare abbiano creato già qualcosa e lo stiano anzi eliminando per sempre, e per fortuna, viva i wallet. Lo stanno eliminando. Come ho detto prima, c'è l'evoluzione informatica che è portata avanti da grandi geni del computer, e la mancanza dell'applicazione poi delle conoscenze tecniche di come funziona una piattaforma, che fine oggi è funzionata, così come quelle dell'INPS, così come quelle dell'Agenzia delle Entrate. Voglio dire, purtroppo se non c'è la conoscenza non è che possiamo cambiare e adattarci così d'amblè, perché ci sono tanti procedimenti che non sono così immediati. Spesso e volentieri possiamo migliorare un procedimento di collegamento, di pagamenti per l'ottenimento di un DURC all'INPS, però poi si perde di vista che quando si fa un F24 in banca ci vogliono 7 giorni per avere una quietanza. So che sto sfondando una porta aperta per un nostro caro spettatore, quindi voglio dire, è normale che ci sono delle asincronie tra il mondo reale e quello digitale. Assolutamente. E quindi parlavamo di ottimizzazione di alcuni di questi processi, e dall'altro ovviamente c'è bisogno anche di una collaborazione per l'identificazione, quindi parliamo di esperti e di gente che lo fa sul campo e non di qualcuno che non entra in ufficio pubblico da almeno 20 anni. Dall'altro lato un elemento che ritengo assolutamente essenziale è il partenariato pubblico-privato. Questo perché non esiste performance, a mio avviso, che lo Stato possa tenere nei confronti di una società privata, e su questo da liberale devo dirlo. Soprattutto anche perché gli interessi di una società privata non saranno mai quelli di una società pubblica. Andando avanti faccio un po' una panoramica su quelli che sono i dipartimenti che abbiamo iniziato già a definire e con cui abbiamo anche già iniziato a stilare dei progetti. C'è il Dipartimento Giustizia che devo dire è molto anche attivo e soprattutto anche da un punto di vista di innovazione tecnologica pare si sia svegliato molto, anche perché pare che costasse il 2% del PIL italiano all'anno, cioè ha una spesa immensa, e pare che tra piattaforme e digitalizzazione dei documenti e comunicazione soprattutto tra i vari tipi di tribunale pare si riesca a ottimizzare anche i tempi di un buon 50%. Finalmente ci siamo riusciti. C'è ancora molto da fare. Il Dipartimento Economia e Finanza, che lascio poi al dottor Stellato parlare, ma sicuramente si parlerà anche di criptovalute, come dicevamo prima. Io sono un grande fan e sono anche un grande sostenitore. Abbiamo l'elenco. C'è tutto il mondo delle infrastrutture e trasporti, abbiamo già avviato anche un progetto per la guida autonoma e tutta la normatizzazione, soprattutto sul trasporto merci. C'è il Dipartimento Difesa, che mai come quest'anno pare sia necessario supportare. C'è il mondo delle attività produttive, commercio e turismo, lo abbiamo inglobato in un unico. C'è il mondo dell'agricoltura, su cui ci sarebbe molto da dire, ma a breve, perché vedo l'onorevole molto ambiente. Il mondo dei consumatori, istruzione e cultura, su cui anche abbiamo anche già iniziato, abbiamo iniziato a fare anche già delle proposte presentate. C'è il mondo della sanità, anche questo pare che costi intorno al 2% del PIL italiano, è assurdo. C'è il mondo della sicurezza, vigilanza e telecomunicazioni, anche in un'ottica da un punto di vista di cybersicurezza e difesa. E poi c'è il mondo della pubblica amministrazione ed enti locali. Esattamente, integro anche quello
la sicurezza sul lavoro, tra l'altro sì. Anche abbiamo fatto delle proposte anche su questo argomento, ne parlavamo sabato scorso a Milano. Ecco. Comunque approfondiremo, questo era per far capire che cosa, quale fosse il nostro obiettivo e i temi principali settori che noi stiamo toccando. Io mi volevo scusare innanzitutto perché stavo guardando il cellulare, ma stavo guardando il cellulare perché volevo proporre a tutti un minuto di silenzio, perché a Bologna c'è stata un'esplosione. Io sono bolognese, ma anche se non fosse stata a Bologna, volevo proporre a tutti, quindi interrompere un minuto insieme a voi, riflettere un minuto su quello che succede purtroppo ormai molto spesso, come? Quattro morti, esatto, infatti mi stanno arrivando le agenzie. Vi chiederei di alzarvi in piedi e fare questo minuto insieme a me, grazie. Grazie ancora. Io userei questi minuti che ci rimangono per le domande, se avete qualche domanda o qualche contributo. Vi ascolto molto volentieri. Ciao. Prego. Grazie. Cioè, non me la voglio tirare, era solo per dire che comunque diciamo, sono tanti anni che su questo tema dell'innovazione ci sbatto la testa, diciamo anche a volte in prima fila, sono stato anche membro insomma, di associazioni di categoria importanti a livello nazionale, quindi ora il problema dell'innovazione secondo me è un problema intanto che diciamo, non trova sicuramente nel nostro paese un grande terreno fertile per tanti motivi. Secondo me già soltanto parlare della letteratura italiana è un problema, nel senso che non c'è nessuno nella letteratura italiana che ce la fa alla fine della storia. Cioè, da questo punto di vista, cioè, la scarsa sostanzialmente fiducia, no, della capacità dell'uomo da solo anche insieme anche ad altri, però insomma comunque di farcela, no? C'è un grande pessimismo, una grande rinuncia, e quindi queste diciamo, culture dominanti, adesso non voglio nominarle perché qui qualcuno sarebbe pure d'accordo con me, ma diciamo, non voglio essere blasfemo, però insomma, comunque effettivamente sono un freno all'innovazione, più che altro culturale. Quindi, premesso, sono ovviamente molto d'accordo con l'onorevole per quanto riguarda l'importanza della formazione, però anche lì il tema della formazione è chi se può formare? Nessuno, cioè nel senso che la formazione è una cosa, anche di questo mi sono occupato di tanto tempo, mi ricordo quando stavo, c'ho un figlio di 34 anni, e facevo il rappresentante di classe alla scuola germanica, era una scuola diciamo abbastanza innovativa insomma anche all'epoca, stiamo parlando degli anni 90. A un certo punto si poneva il problema che i bambini vedevano troppa televisione. Allora mi chiedevo, scusate, ma voi a scuola cosa ci state a fare? Volete insegnare ai bambini a vedere la televisione oppure vogliamo far finta che questo strumento non esiste? Esiste. Ora, diciamo, mutate le mutande, adesso sono un figlio di 8 anni, c'è un altro di 14, adesso non è la televisione, il problema sono i social, il problema è che appunto a scuola non se ne parla, nessuno li gestisce, noi genitori siamo spesso anche indietro nel conoscere tutti i trucchi, cioè vado da mia figlia e dico, senti, ma questo come si fa? Perché comunque lei lo sa, no? Ha 13 anni. Questo per dire che secondo me dovremmo lavorare molto sul tema della cultura dell'innovazione. Cultura dell'innovazione significa soprattutto intanto farlo diventare un fenomeno cool, no? Cioè nel senso, una delle cose più belle che mi sono capitate negli ultimi, diciamo, 20 anni è la scoperta di TED, no?
che sono good ideas, no? Sono questi speech che vengono tenuti, si tengono anche finalmente in Italia dopo tantissimi anni, che però sono fantastici, perché in realtà dico, ecco perché gli italiani sono così pessimisti, perché non c'è nessuno che gli racconta un mondo che può essere migliore, no? Cioè ti svegli la mattina e dici, sai che c'è, le cose vanno così, no, ma il traffico improvvisamente potrebbe non esserci più, ma se facciamo questo e questo, no? Cioè il fatto di poter dare prospettiva in tutti gli ambiti della scienza e anche della scienze umanistiche, no? Cioè come anche queste possono contribuire a migliorare la nostra vita, quindi non si tratta di essere settari, le scienze cosiddette precise sì e quelle diciamo umanistiche no. Quindi il discorso è un po' quello di focalizzare anche questo gruppo, che è una grande opportunità per il nostro paese, su questo tema della cultura e soprattutto sul fatto di non aver paura di mischiarsi con quello che sono proprio i nuovi format di comunicazione. Cioè noi non possiamo non immaginare, secondo me, che il nuovo Piero Angela sia tanti Piero Angela che fanno anche sono influencer e che però ci parlano di quanto è figo fare lo scienziato, divertendoci soprattutto. Perché la formazione ormai non... Cioè, ieri sta mia figlia dice, papà, c'è il teorema di Euclide. Vabbè, io me lo sono dovuto ripassare un po', perché devo dire, lo conoscevo un po', è un po' falso questo, me l'ho dimenticato. E quindi ho detto, sai che c'è? Faccio il papà moderno, vado a vedere su internet, ci stanno dei video tutorial. Ecco, appunto, ho iniziato a vedere questa cosa, papà, quanto è lungo? 4 minuti? È troppo. Quindi il tema vero è l'attenzione, poi che andiamo a vedere su queste nuove generazioni, che anche in noi stessi è drammaticamente decaduta la capacità di essere attenti a qualcosa per più di un po' di tempo, finché, porca miseria, scusate un attimo, hanno mai scritto nessuno. Questo è il problema, che siamo sempre on su 2000 campi. E questo però deve essere sfruttato, deve essere un'opportunità, dobbiamo vederla senza spaventarci, però deve essere, cioè secondo me una commissione come questa deve porsi anche questa focalizzazione, tema cultura, tema comunicazione con nuovi strumenti di comunicazione e fare in modo che si promuovano iniziative di questo genere, dico TED, ma ripeto anche online, fare in modo che ci siano un proliferare di questo. E anche una cosa che credo sia interessante, quello di far capire alle persone come evolvono le cose, cioè i progetti di innovazione. Ha perfettamente ragione, infatti il primo tema che abbiamo affrontato anche al di fuori di questo intergruppo che poi verrà condiviso è proprio stato questo: scuola primaria, scuola secondaria, la formazione che non è soltanto una cosa che fai a casa, ma è una materia, educazione digitale, che ti inserisce nell'argomento e ti parla un po' di tutto, di come è costituito il mondo digitale, di come tu lo utilizzi, delle ripercussioni personali che può avere, oltre che inserire una figura di riferimento, è effettivamente molto lungo, all'interno dell'istituto scolastico, perché oggi se tu hai un problema, e visto che ormai la formazione è ibrida, cioè è integrata anche dalla tecnologia, questo lo sappiamo, il Covid, molto brevemente lo racconto, il Covid ha portato questa metodologia, e quindi però non c'è nessun garante della sicurezza, ovviamente della tutela, anche dal punto di vista digitale del lavoro e dei rapporti. Dico, rapporti che ci sono. Certo, esattamente, è un discorso molto complesso, ci stiamo già lavorando, oltre appunto agli incentivi che dovremmo dare, è obbligatorio dare, come il bonus libri, anche il bonus digitale per cercare di sostenere le famiglie, perché parliamoci chiaro, oggi si è assolutamente tagliato fuori, perciò è giusto anche che quando tu hai una famiglia con 2, 3, speriamo 3, 4 magari, ragazzini, bambini, che vanno a scuola, è ovvio che diventa complicato per la famiglia far fronte alle spese necessarie perché questo possa studiare, possa essere anche integrato in una socialità che deve essere da noi gestita, ma praticamente dall'A alla Z, perché questo non è stato fatto, perché oggi i problemi che riscontriamo sono dovuti appunto alla mancanza forse di costruzione di un progetto condiviso. Ecco quello che noi stiamo facendo. Grazie mille per il contributo. Grazie. Posso fare una domanda veloce? Certamente. Oh, certo, certo, prego. Sì, allora. 30 secondi, allora. Come pensate di adeguare i sistemi, perché le reti di infrastruttura sono quelle che poi su cui viaggiano i dati? Quindi la direttiva NIS 2
che prevede comunque un certo tipo di adempimento entro, se non ricordo male, ottobre di quest'anno. Come pensate di intervenire, se avete già pensato su questo, oppure se eventualmente avete anticipato il problema di intervenire nelle reti che sono quelle su cui poi viaggiano i dati. Sull'altra domanda che volevo fare prima, che in realtà avete già risposto, che era quella della introduzione di una educazione digitale che potrebbe già essere inserita accanto all'educazione civica. Tutto qua. Poi avrei tante altre cose, ma... Benissimo, grazie mille per il contributo. Stiamo già lavorando ovviamente sulla struttura, perché è importante avere strumenti per poter parlare di un'innovazione e digitalizzazione, in questo caso è fondamentale. Ecco, anche il tema delle ZES è un tema che abbiamo affrontato anche pubblicamente, quindi lo cito per completezza. Di formazione abbiamo appunto già parlato, è importantissimo, e abbiamo iniziato questo lavoro. Io credo che gli argomenti siano tanti, credo che sia venuto il momento appunto di aprire finalmente i lavori, perché non è che oggi abbiamo finito, oggi abbiamo iniziato, non è che andiamo tutti a casa, è stato un bel momento, no, è l'inizio di un percorso che vorrei costruire insieme. Ecco, vi ringrazio tantissimo, perché poi mi spengono il microfono, guardo, ecco, conosco i tempi, io vado sempre fuori tempo, ecco, grazie mille. E direi a prestissimo, grazie mille per la partecipazione.